Viva Mazara, Mazara del Vallo. Amici sportivi, buon pomeriggio da Luca Di Noto, benvenuti allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi si giocherà la sfida tra Mazara e Folgore Castelvetrano, un derby sentito, sicuramente qualche anno fa era più sentito magari rispetto al giorno d'oggi, una sfida importante in ottica salvezza per entrambe le squadre. La gara inizierà tra qualche istante, noi ne approfittiamo per leggervi le formazioni che scendono in campo, a partire dalla Folgore di Castelvetrano che si schiera con Pizzolato, Chieffo, Ala, Maniscalco, Cinque Mani, Acur, Spanò, Touré, Sant'Angelo, Lovisi e Fofanà. A disposizione in panchina Ignotola, Francesca, Lupo, Sanci, Traoré, Fumuso, Pizzolato, Giuffrida e Gancitano. Il Mazara risponde, allenatore della Folgore, scusate, Stefano Colombo. Il Mazara risponde con Venez, Far, Gomez, Petersons, Risoleo, Ciancimino, Alassia. Intanto comincia la partita, ne approfittiamo per azionare il cronometro. Dicevamo numero 7 Alassia, poi Diabin, Diaye, Martele Spino, Pongo. Allenatore il signor Dino Marino, che in panchina potrà contare su Giacalone, Foglia, Alcaser, Boyang, Gomez Nobre, Novara, Cabalò, Coffi e Mario Pizzolato. Dirige l'incontro il signor Giovanni Davola di Caltanissetta, coadiuvato da Gaspare Piranio di Palermo e Luca Iannazzo, anche egli di Palermo. Sono già andati via quasi 30 secondi in queste prime battute della gara, valida per la 18ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Dicevamo, una sfida importante in ottica salvezza, in ottica anche play-out, per definire la griglia play-out. Intanto c'è un ragazzo che è rimasto a terra per il Mazara, si tratta del numero 3 Gomez, che appare molto dolorante dopo questo contrasto nella metà campo rossonera. A proposito, ne approfittiamo anche per dirvi quelli che sono i colori delle maglie: la Folgore che si schiera con il consueto completo a strisce rossonere, con pantaloncini neri e calzettoni rossi; il Mazara col consueto completo giallo, con la maglia gialla e inserti blu, pantaloncini blu e calzettoni gialli. Fortunatamente si rialza Gomez, che appare ancora un pochino acciaccato, un po' dolorante. Sentite anche in sottofondo cantare una nutrita rappresentanza della tifoseria della Folgore Castelvetrano. Corre l'obbligo di dirvi, per dovere di cronaca, che invece la curva del Mazara appare quasi del tutto vuota, dunque insomma il sottofondo che sentite è quello dei tifosi della Folgore. Dicevamo, una sfida importante in ottica salvezza, perché entrambe le squadre arrivano da un pareggio. Il Mazara 7 giorni fa ha pareggiato in rimonta per 2-2 sul campo del Fulgatore. La Folgore invece ha fermato la marcia della super giovane Castelbuono impattando per 1-1. Mazara che occupa al momento l'ultimo posto in classifica, dopo l'anticipo di ieri tra Fulgatore e Aspra, che hanno terminato sul risultato di 1-1, un risultato che può essere anche favorevole al Mazara, perché un'eventuale vittoria dei gialloblu consentirebbe sì di lasciare l'ultima posizione in classifica e dunque sopravanzare soprattutto l'Aspra, ma anche di agganciare il Fulgatore e poi mettersi alla rincorsa delle altre. E con me, come di consueto, Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazara, a cui do il benvenuto. Francesco, le prime impressioni su questa partita, come si presenta questa gara e soprattutto quanto sarà determinante ai fini poi del raggiungimento, del tentativo di raggiungere l'obiettivo salvezza? Sì, Luca, hai detto bene, hai presentato benissimo la gara, anche alla luce di quello che è stato il risultato all'anticipo, il pareggio fra Asper e Fulgatore, che sicuramente potrebbe concedere al Mazara, nel caso di una vittoria ovviamente, una chance per poter scalare qualche posizione e quindi cominciare quella, insomma, tanto attesa rincorsa verso la salvezza. È un Mazara, sappiamo, rinnovato, molto rinnovato, che però insomma già nel secondo tempo di Fulgatore, col pareggio, insomma, con dopo lo 0-2, ha lasciato ben sperare. E anche questa partenza non è proprio male, ho visto un Mazara con una bella verve agonistica, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Folgore, che magari insomma si aspettava un altro Mazara. La Folgore che ha suo, e poi è una squadra equilibrata, però insomma questo è un derby, può succedere di tutto.
Assolutamente sì, Francesco, tra l'altro due squadre che cercano una vittoria che manca da tantissimo tempo. Il Mazara è tornato a far punti domenica scorsa a Fulgatore dopo 8 sconfitte consecutive. Anche la Folgore cerca una vittoria che sembra perduta ormai da tanto tempo. Chiaramente le due squadre si promettono battaglia. Intanto c'è un tentativo di cross in mezzo da parte di Diaby, subito allontanato dalla difesa folgorina, che adesso prova la ripartenza con il numero 7 Spano, subito chiuso però dalla retroguardia del Mazara. Lo dicevamo anche nel pre-partita con mister Marino nel presentare la partita. Chiaramente sono giorni importanti questi di lavoro dopo il pareggio di Fulgatore, perché la squadra ha lavorato col morale un pochino più alto. Chiaramente è una squadra che ancora è un cantiere non del tutto aperto, ma comunque ancora da concludere, perché si attendono i transfert di alcuni altri calciatori, anche se la fisionomia della squadra è in un certo qual modo definita. Intanto la Folgore prova ad affacciarsi in avanti con la palla per Spano, che prova subito a mettere in movimento un compagno, chiuso dalla difesa del Mazara. Anche in questo caso risponde il Mazara con Alassia, che però commette gioco falloso sul difensore della Folgore, lamentandosi all'indirizzo dell'arbitro Davola di Caltanissetta, che concede un calcio di punizione alla Folgore. Sul punto di battuta c'è il portiere Giorgio Pizzolato, ex della gara, uno degli ex della gara appunto di quest'oggi. Giorgio Pizzolato, che è stato protagonista 2 anni fa con tra i pali del Mazara. Tutti magari ricorderanno i 3 rigori parati durante la stagione, ma anche il gol messo a segno nell'ultima giornata di campionato, quando mister Domenicali, che ai tempi guidava il Mazara, lo schierò come attaccante data la mancanza di giocatori. Intanto proprio Pizzolato in anticipo su Alassia, poi Pizzolato cade a terra, toccato duro forse dal numero 7 del Mazara. Adesso si lamenta l'estremo difensore della Folgore, che chiede all'arbitro maggiore attenzione. Estremo difensore della Folgore che ormai difende i pali della squadra di Castelvetrano dall'anno scorso, quando ha vinto il campionato di promozione. Ricordiamo che la Folgore è una delle squadre neopromosse proprio in eccellenza. Dunque, Folgore che potrà beneficiare di un calcio di punizione. Sarà un mese determinante per le sorti del Mazara, dicevamo proprio anche nel prepartita, lo diciamo anche adesso in sede di telecronaca, perché si parte proprio dalla gara di settimana scorsa contro il Fulgatore, adesso un altro scontro diretto contro la Folgore, poi ci saranno 2 trasferte consecutive contro il Castelbuono, che però sarà impegnato in infrasettimanale nella finale di Coppa Italia, poi un altro spareggio in trasferta con l'Accademia Trapani. Si tornerà invece al Nino Vaccara tra 3 settimane in un altro scontro delicato contro l'Aspra. Quindi io chiamo subito in causa Francesco Mezzapelle per chiederti quanto sarà determinante proprio partire bene in ottica di questo mini tour de force che vedrà coinvolto il Mazara. Intanto la Folgore prova ad affacciarsi in avanti, c'è la chiusura dell'esperto difensore Francisco Risoleo, oggi in campo al posto dello squalificato Benimegna. Diciamo mini tour de force con tanti scontri diretti, tante sfide delicate che saranno però importantissime. Sì, come il resto era l'andata, insomma c'era l'andata, la possibilità di partire subito bene in campionato, cosa che poi non è successo, visto che c'era un filotto di partite che consideravamo alla portata del Mazara. Sarà ancora più importante in questo giro di ritorno fare dei punti, approfittando appunto di partite anche tra virgolette alla portata dei gialloblu, a partire da oggi intanto, perché gli incontri casalinghi, indipendentemente dal valore della squadra, vanno da adesso in poi capitalizzati. Va capitalizzato la partita in casa, insomma il risultato. I canarini sono partiti molto bene, mettendo un po' alle corde anche la Folgore, che riesce con difficoltà ad uscire dalla propria metà campo. Però bisognerebbe, da quello che ho visto, bisognerebbe migliorare un po' la precisione dei passaggi, essere un po' più precisi nei passaggi per poter avviare subito azioni. Adesso tanto c'è la prima conclusione della gara da parte di Fofana, che all'andata mise a segno una doppietta bloccata a terra da Vene. Francesco, come concludi? Sì, bisogna ecco, per esempio concedere insomma questi spazi, e bisogna essere più precisi nelle uscite, perché questo
portare davvero a mettere in difficoltà l'avversario. Ancora ci sono dei meccanismi che bisogna ben oliare, questo lo sappiamo, però diciamo che la squadra la vedo messa ben messa in campo, è una squadra che corre e questo fa sicuramente ben sperare, e quindi insomma speriamo che questo sia l'inizio di un percorso che può portare i canarini, appunto i gialloblu, alla salvezza. Intanto ha rischiato qualcosa la difesa della Folgore con un disimpegno errato da parte di Cinque Mani, che sul pressing di Alassia si era fatto portare via il pallone, poi il pallone proprio rimbalzando sulle gambe del numero 7 del Mazzara è finito oltre la linea di fondo. Siamo al decimo minuto di gioco, risultato che qui al Nino Vaccara non è cambiato, siamo ancora fermi sullo 0-0 tra Mazzara e Folgore, ritmi godibili, non altissimi sicuramente per quel che riguarda la partita, però sicuramente una gara che è godibile rispetto magari ad altre che abbiamo visto con il Mazzara protagonista in questo campionato. È un Mazzara che tra l'altro, proprio a parlare di statistiche, è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato, perché gli unici due successi collezionati dai gialloblu sono arrivati lontani dalle Muramica nel girone d'andata, ricorderete a Misilmeri contro l'Aspra e sul campo del Casteldaccia. Questi sono gli unici due successi collezionati dal Mazzara in 18 giornate, mentre il Mazzara prova a ripartire con una palla lunga per Ndiaye, che viene chiuso però dalla difesa della Folgore. Adesso si battaglia con le squadre che si contendono un pallone alto, controlla con una mano il numero 8 della Folgore, Touré, che adesso indica all'arbitro la spalla, arbitro che però ha indicato il punto di battuta e concesso il calcio di punizione al Mazzara. Sul punto di battuta è pronto l'esperto difensore e capitano del Mazzara, Girolamo Ciancimino, che dall'altra parte se la dovrà vedere con un altro elemento molto esperto della categoria, quel Giuseppe Sant'Angelo con cui ha condiviso tanti anni tra le fila dello Sciacca soprattutto. Calcio di punizione battuto adesso da Ciancimino, che cerca in avanti Risoleo, non si intendono i due, la palla termina direttamente oltre la linea di fondo e dunque Folgore che potrà beneficiare di una rimessa con i piedi. Batte velocemente Pizzolato, ma la rimessa si dovrà ripetere, che il pallone era in movimento. Dunque adesso squadre che hanno l'opportunità di riposizionarsi bene in campo, e adesso Pizzolato opta per la battuta corta dialogando con un compagno in area di rigore. Porta palla proprio il portiere Pizzolato, che adesso va a lungo a cercare l'agilità sulla destra da parte del numero 7, controlla con qualche rischio la difesa del Mazzara, poi Venè che prova ad allontanare il pallone che finisce direttamente in out nei pressi della panchina del Mazzara. Rimessa laterale per la Folgore con Fofana che non riesce a controllare, recupera il pallone soltanto per un attimo il Mazzara, poi il fallo di Leon Pongo sul calciatore della Folgore. E dunque sarà calcio di punizione in favore della formazione rossonera. Facciamo anche il conto degli under, vedendo che la Folgore in panchina ha soltanto under, mentre il Mazzara in panchina ne porta ben 5, dunque due squadre piene zeppe di under. La curiosità è che nella Folgore i due under in campo sono due classe 2006 addirittura. Calcio di punizione affidato al numero 4 Maniscalco, che mette in mezzo con il colpo di testa di Fofana. Che cosa si è divorato Fofana, che tutto solo ha potuto colpire indisturbato di testa il pallone, che però è terminato oltre la linea di fondo. Dunque imprecisa l'incornata del numero 11 Saibo Fofana, che ha rischiato subito di aprire le marcature, come è successo nella gara d'andata, quando appunto la Folgore si impose per 2-1 sulla squadra all'epoca guidata da Riccardo Abbenante. Rimessa dal fondo per il Mazzara con Venè pronto sul punto di battuta. Chiamo ancora una volta in causa Francesco Mezzapelle, perché questo è stato un rischio clamoroso sul calcio piazzato, farsi trovare impreparati, e Fofana che avrebbe potuto colpire a rete, fortunatamente per i gialloblu è stato impreciso. Sì, c'è stato sicuramente un errore di marcatura, perché Fofana si è trovato ad impattare libero sul pallone, insomma ha sbagliato la conclusione, ma non era così neanche difficile, quindi fortuna per il Mazzara che Fofana ha sbagliato. Però ecco, no, diciamo, non bisogna
bisogna stare davvero davvero attenti, bisogna tenere la folgore lontana dall'area di rigore, soprattutto seguire bene Fofana, perché è un giocatore che può sbucare, insomma sa ben trovare gli spazi, quindi bisogna anche una marcatura ad hoc per Fofana. Ma insomma la squadra deve essere un po' più veloce anche nell'uscire. Tra l'altro il reparto avanzato della Folgore, Francesco, ti chiamo ancora una volta in causa, secondo me è ben assortito, da una parte l'agilità e l'imprevedibilità di Fofana, dall'altra l'esperienza di Sant'Angelo, che in queste categorie insomma ha sempre avuto numeri importanti. Sì, e poi c'è per esempio Pietro Spanò, questo 2006 che l'abbiamo visto, insomma si dà un gran da fare, anche il 10 Lovisi, quindi ecco tanto il pallone in mezzo da parte di Ndiaye non arriva a colpire. Bravissimo. Alassia, la palla si perde sul fondo. Dunque Mazzara che risponde subito presente, anche se non è arrivato il tiro in porta, quantomeno segnali di vita da parte della formazione canarina, con questo pallone messo in mezzo dal numero 9 del Mazzara, Abdoulaye Ndiaye. Poi Thomas Alassia non è riuscito a impattare sul pallone che si è perso sul fondo. Abbiamo scollinato il quarto d'ora sul nostro cronometro, risultato che è ancora fermo sullo 0-0, ma come dicevo qualche minuto fa, partita che resta godibile, con le squadre che provano quantomeno a colpire da una parte e dall'altra, con questo pallone adesso messo in mezzo dalla Folgore, il rinvio da parte del numero 5 Risoleo dalle parti di Ndiaye, che prova a sfruttare la sua velocità costringendo Pizzolato ad uscire dalla propria area di rigore e a rifugiarsi in fallo laterale. Adesso serve un pallone per riprendere il gioco, pallone che arriva adesso. Mazzara che deve fare i conti con un'assenza pesante per squalifica, quella di Pietro Benivegna, che stava comunque trovando l'intesa in queste gare con Girolamo Ciancimino. Se c'è un reparto che può beneficiare di una certa esperienza nella categoria è proprio quello dei centrali difensivi nel Mazzara. Dunque oggi opportunità dal primo minuto per l'argentino Francisco Risoleo, che fa così il suo esordio in maglia gialloblu. Adesso fallo laterale che cambia padrone, sarà stavolta la Folgore a beneficiare della battuta con le mani qui sotto la nostra postazione, con la rimessa affidata al numero 3 Daniele Ala, uno dei due under in campo, un altro classe 2006. Adesso Fofana prova a sfruttare la sua velocità, chiude bene però Ciancimino, che si rifugia con un retropassaggio all'indirizzo di Venè, che controlla col sinistro e poi va al rinvio allontanando la palla dalle parti di Alassia, che la mette giù, evita anche un avversario, poi però perde il controllo del pallone, costringe l'avversario a un errore in maniera fallosa. Era un duello tra numeri 7 in mezzo al campo, sarà calcio di punizione in favore della Folgore all'interno del cerchio di centrocampo, battuto un po' fuori posizione questo calcio da fermo dal numero 4 Maniscalco, con la Folgore che adesso prova a impostare da dietro. Adesso fallo da parte del lettone Petersons alla quarta presenza in maglia gialloblu, almeno in campionato. Dunque Folgore che prova a ripartire da dietro con il pallone in avanti per Fofana, che finisce a terra dopo un contrasto con Diaby. Prova a partire sulla destra il Mazzara con Pongo, che prova a mettere in moto il numero 9 Ndiaye. Chiude bene la difesa della Folgore in fallo laterale. Mazzara che comunque con il passare dei minuti sta cercando di crescere sul piano della spinta e soprattutto sulla vivacità delle proprie ali offensive, da una parte il numero 7 Alassia, dall'altra il numero 11 Pongo. Intanto pallone in avanti per Ndiaye, che però non riesce a mettere in mezzo il pallone, che si perde oltre la linea di fondo. Facciamo il conto degli under anche in casa Mazzara, sono due in campo quelli schierati da mister Dino Marino, dunque il minimo indispensabile per quel che riguarda le regole imposte dalla LND. Intanto brutto errore nella propria metà campo del numero 6 della Folgore Akur, poi la conclusione di Pongo che finisce di poco alta sopra la traversa. Mazzara che deve capitalizzare meglio queste occasioni, soprattutto perché dall'altra parte c'è una difesa che a livello di numeri appare veramente quasi impenetrabile. La Folgore è una delle migliori
migliori difese del campionato. Dicevamo il conto degli under in casa Mazzara con il numero 2 Sfar classe 2004 e il numero 10 Jonathan Martel Espino classe 2003, che tra l'altro è uno dei due marcatori della scorsa settimana. È stato lui a siglare il gol del definitivo 2-2 in quel di Fulgatore, mentre ad accorciare le distanze sul rigore era stato Ndiaye, che adesso viene aiutato proprio dall'altro marcatore di domenica scorsa a rialzarsi. 19esimo minuto sul nostro cronometro, risultato ancora fermo sullo 0-0. Francesco ti chiama ancora una volta in causa, gara che comunque resta dai ritmi godibili. Sì, dopo l'azione, l'occasione per la Folgore, diciamo che i gialloblu hanno rialzato nuovamente il baricentro e si sono rivelati anche pericolosi. Prima avevamo visto un cross pericoloso, poi questa conclusione di Pongo, insomma una buona forza, peccato era un po' defilato, però ecco, è un Mazzara che sta giocando senza timore reverenziale, questo è importante, è un Mazzara che se la sta giocando soprattutto, è un Mazzara deciso. Almeno da quello che si è visto, ha capito che non deve lasciare spazi alla Folgore, in particolare a Fofanà, e quindi deve tenerli lontani dall'aria, e questo sicuramente con la gente veloce, con i giocatori veloci è importante, insomma, soprattutto alcune ripartenze che potrebbero essere davvero pericolose, appunto, anche se la retroguardia diciamo, rossonera è una, diciamo, delle migliori della categoria, però questi ragazzi stanno davvero mettendoci l'anima. Tanto Francesco, un Mazzara che sarà costretto a trovare degli automatismi in campo al netto delle difficoltà di lingua, perché molti giocatori, molti ragazzi del Mazzara non parlano una sola parola di italiano. Sicuramente, ecco, magari quale lingua, con quale... c'è un lettone, poi ci sono diversi giocatori provenienti da diverse parti, ci sono sudamericani, sì, c'è un lettone, ci sono francesi. Intanto c'è un cartellino giallo sventolato al calciatore della Folgore con la maglia numero 10 probabilmente. Adesso saremo più precisi perché è abbastanza lontano dalla nostra postazione. Diciamo, c'è un lettone, ci sono vari sudamericani, ci sono tanti francesi. Sembra quasi l'inizio di una barzelletta, sì, c'è un inglese, un francese, un italiano, infatti. Al di là del... una multinazionale, dello scherzo, è una squadra multietnica, e con una squadra multietnica il Mazzara lo scorso anno fece molto bene. Sì, questo è al di là poi della lingua, perché poi alla fine il calcio è una lingua universale, ecco, crediamo che poi i meccanismi siano importanti al di là della... al di là poi della lingua, e credo che i giocatori in campo si capiscano molto bene, insomma, quindi intanto subito pareggiato il conto dei gialli con questo intervento duro da parte di Thomas Alassia, che è dunque il secondo ammonito della gara dopo Lovisi, un cartellino per parte nel giro di una sessantina di secondi scarsi, gara che finora non è stata affatto cattiva. Adesso chiaramente le formazioni cercando di sbloccarla, perché anche la Folgore, ricordiamo, essendo pur fuori dalla zona play-out al momento, ma avrebbe bisogno di punti per poter stare tranquilla in ottica proprio permanenza nella categoria. Dunque ammonito da una parte Thomas Alassia per il Mazzara, dall'altra parte l'ammonito è Rodrigo Lovisi per la Folgore. Calcio di punizione battuto lungo da parte di Pizzolato, finisce a terra Fofanà, ma il fallo è stato commesso proprio dal numero 11 il rossonero, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Però Luca, è una partita godibile, questo è vero, è una partita dove le squadre si stanno affrontando a viso aperto, quindi insomma anche per gli spettatori è una partita godibile, insomma una buona partita, ecco. Io sarò sincero, mi sembra di vedere quasi i minuti finali della scorsa settimana, anche se i minuti finali della scorsa settimana sono stati molto più intensi, devo dire, con due squadre, Fulgatore da una parte e Mazzara dall'altra, che inizialmente avevano qualche problema a livello di vivacità. Intanto un pallone recuperato ottimamente dal numero 3 Moises Gomez, che adesso è costretto a retrocedere da Diaby, che prova il destro da fuori, pallone che però si spegne abbondantemente al lato della porta di Pizzolato. Dicevamo
settimana scorsa Mazzara e Folgatore inizialmente avevano qualche problema in fase di costruzione del gioco. Dopo il 2-2 che è arrivato a circa un quarto d'ora dalla fine, è stata veramente una bellissima partita, con il risultato che poteva tranquillamente pendere da una parte o dall'altra, ma entrambe le squadre hanno cercato la vittoria con un salvataggio sulla linea da parte del Folgatore, su un colpo di testa di Ciancimino, con il Mazzara che ha rischiato di portare l'intera posta in palio a casa. Ma dall'altra parte c'è stato pure un gol sbagliato incredibilmente da un giocatore del Folgatore, che è saltato da solo in area di rigore e di testa non è stato preciso. Calcio di punizione con fallo di Ciancimino, quindi calcio di punizione per la Folgore Castelvetrano, con il numero 3 Daniele Ala che non riesce a tenere il possesso del pallone. Lo riconquista però la Folgore, il pallone lanciato in avanti per Maniscalco che salta Ciancimino, Maniscalco poi mette in mezzo, ma la palla è imprecisa, supera la linea di fondo e dunque sarà rimessa dal fondo per il Mazzara, con mister Dino Marino che adesso si lamenta all'indirizzo del primo assistente perché c'è un giocatore in maglia giallo-blu rimasto a terra dopo un duro contrasto nei pressi del centrocampo. Si tratta del numero 2 Omar Sfar, alla terza presenza consecutiva con la maglia del Mazzara. Omar Sfar che un paio d'anni fa ha vestito anche la maglia della Mazzarese. Riesce a riprendersi il giocatore d'origine tunisina, aiutato anche dallo staff medico del Mazzara, dunque non sembra essere nulla di grave fortunatamente per il classe 2004 del Mazzara, uno dei tantissimi volti nuovi appunto arrivati in maglia giallo-blu nella sessione di mercato invernale. Adesso arbitro che va a catechizzare, come si suol dire, mister Marino, che dovrà chiaramente tenere a bada la sua verve in panchina, i suoi nervi in panchina, se non vuole rischiare di beccarsi il quarto cartellino giallo in campionato, dato che mister Marino ne ha già collezionati tre da quando siede sulla panchina del Mazzara. Si può riprendere a giocare con il rinvio dal fondo da parte di Giacomo Venè, inferiorità numerica momentanea per il Mazzara, con Sfar che sta ricevendo le cure mediche del caso. Adesso ristabilita la parità numerica perché il numero 2 del Mazzara rientra in campo, brutto pallone perso a centrocampo da Petersons che poi va a contrasto con Lovisi, il quale riesce a saltarlo. Ancora la palla in avanti per Lovisi, chiude ottimamente l'argentino Risoleo che fa ripartire l'azione del Mazzara. Ancora Petersons sbaglia un altro passaggio, ancora la Folgore che entra in area di rigore, la conclusione del numero 8 Touré imprecisa che si spegne alta sopra la traversa della porta difesa da Giacomo Venè. Abbiamo visto un paio d'errori in fase di impostazione da parte del numero 4 del Mazzara, Petersons, che ha perso un paio di palloni velenosi, Francesco. Sì, pericolosi, insomma, anche io credo per disattenzione, insomma, perché non... Oddio, il primo ti insegnano fin dalle scuole calcio che questi passaggi in orizzontali non si fanno né ora né mai, insomma, sono sempre destinati a finire, a essere intercettati dagli avversari che poi riescono a partire in contropiede, cosa che è avvenuta. E poi il secondo credo che sia stata una disattenzione. Assolutamente, il Mazzara prova a rispondere con Pongo che entra in area di rigore, la tiene in campo, la mette in mezzo all'indirizzo di Martello Espino che però viene anticipato da un difensore in maglia rossonera, tiene viva l'azione di AB col numero 8, di AB prova a metterla in mezzo, l'ultimo tocco è di un giocatore con la maglia rossonera, dunque Mazzara che da una parte ha rischiato, dall'altra invece ha cercato di colpire sull'asse Pongo Martello Espino che però non è arrivato alla conclusione. Poi ancora il pallone messo in mezzo, si lamentano di un tocco con una mano i giocatori del Mazzara che però continuano ad assediare l'area della Folgore. Petersons all'indietro per Risoleo che può allargare sulla sinistra per Gomez, controlla il pallone il portoghese che viene messo a terra dall'avversario che si era totalmente disinteressato del pallone. Non c'è fallo a giudizio dell'arbitro, c'è fallo invece
all'indirizzo di un altro giocatore del Mazzara, si tratta del numero 7 Alassia, che subisce fallo da un avversario. Sarà calcio di punizione in favore del Mazzara, dunque gara che resta molto godibile e che vive di queste fiammate da una parte e dall'altra, con la Folgore che sicuramente è stata più pericolosa in termini di tiri indirizzati verso la porta difesa da Venè, però anche il Mazzara sta provando a costruire dalle parti di Pizzolato. Francesco. Sì, hai detto bene, è un Mazzara che batte, che risponde colpo su colpo, in maniera pericolosa anche quell'azione di Pongo che è riuscito a entrare in aria, e per poco appunto il numero 10 Spino non è stato anticipato, però ecco Mazzara che ha una carica agonistica certamente diversa rispetto al Mazzara che aveva finito il girone di andata. È una squadra che insomma non ha timore reverenziale, è una squadra anche che sembra stia acquisendo anche maggiore sicurezza col passare proprio dei minuti. Ovviamente si possono pure sbagliare dei passaggi, però ecco, acquisire sicurezza e cercare dei meccanismi di gioco, questo sicuramente fa crescere la squadra. E poi vedo dei giocatori che hanno delle buone qualità tecniche. Bisogna, come dicevo prima, cercare di migliorare nella fase appunto proprio dello scambio, dei passaggi. Bisogna cercare anche magari il passaggio più semplice, però non bisogna fare cose trascendentali, però essere anche veloci nell'esecuzione. Queste sono le misure, credo che sia la ricetta per poter fare qualcosa in più rispetto, e trovare soprattutto una fisionomia di squadra, che è quello che mister Marino sta cercando di dare appunto ai suoi giocatori, sta cercando di dare i risultati, insomma, almeno da quello che si è visto, stanno per arrivare. Sì, e si spera che arriveranno. Francesco, ti chiamo ancora una volta in causa perché voglio anche sottolineare, al di là delle questioni di campo, una tifoseria che incessantemente sostiene la propria squadra come quella della Folgore. È brutto in un derby interno vedere una curva vuota, chiaramente tifoseria del Mazzara che si è un po' allontanata per le vicende legate ai risultati e non solo dal Mazzara. C'è bisogno di risultati immediati per tornare a vedere quella curva, quantomeno cominciare a riempirsi nuovamente. È strano vedere un derby, quello con la Folgore, che insomma è uno dei derby più sentiti in provincia, quello fra Mazzara e Folgore, e vedere che ci sono una cinquantina di tifosi al seguito della Folgore con tanto di striscione, bandiere e quant'altro, invece vedere quella curva, insomma, per intenderci, quella che è al momento alle spalle del portiere Pizzolato, vederla vuota, quando lì c'erano degli striscioni attaccati, c'erano i tifosi, insomma, era, diciamo, forse qualcosa che veramente fa rabbia. Probabilmente bisogna fare qualcosa. Adesso vediamo. Adesso Mazzara pericoloso con Alassia che entra in area di rigore, ma si fa ribattere la conclusione da Pizzolato. Al 32esimo minuto, sicuramente l'occasione più ghiotta dell'intero match, sui piedi dell'argentino Alassia, ben imbeccato dal compagno di squadra Ndiaye, che ha visto un corridoio invitante e ha messo proprio Alassia a tu per tu con Pizzolato, che devo dire ha risposto in maniera molto reattiva, frapponendo a dovere il suo corpo tra il pallone e la linea di porta. Dunque il risultato che resta sullo 0-0, ma chiaramente servono questi episodi per poter provare a sbloccare il match. Sì, poi io sto vedendo quel numero 8, no, del Mazzara, Ndiaye, che mi sta piacendo molto, perché fa salire la squadra. E poi peccato, perché questa era un'azione davvero pericolosa, ti trovi a tu per tu col portiere da quella distanza. Bravo Pizzolato, comunque non nuovo a questi salvataggi, diciamo, miracolosi. Pizzolato è un portiere che anche qui, quando giocava a Mazzara, ha abituato i tifosi
insomma, ha delle prestazioni importanti. Adesso c'è un cambio. Tanto c'è subito un cambio nel corso del primo tempo. Sta per uscire Mister Peterson. Marino, che probabilmente non è contento della prestazione del lettone Peterson. Se quando siamo al 33esimo minuto, il numero 4 lascia il posto all'esperto Maximilian Foglia. Dunque chiederemo, avremo modo poi di chiedere a Mister Marino se si tratta di una scelta tecnica oppure di un problema fisico accusato dal lettore. Probabilmente magari anche quei due errori potrebbero aver pesato, quei due errori in fase di impostazione di qualche minuto fa, Francesco. Sì, secondo me hanno pesato, perché sono stati due errori anche non leggeri, ecco. Sono stati errori che potevano davvero costare caro al Mazzara, ma io credo anche nella partita di Peterson che magari Marino si aspetta qualcosa in più, e allora si affida a Maximilian Foglia, l'argentino, che insomma è un esperto, quindi magari può meglio assistere gli altri centrocampisti. Può capitare una partita così, insomma, quindi. Comunque il Mazzara sta giocando davvero una buona gara, a mio modo di vedere, portandosi, diciamo, se dovessimo valutare fra le due squadre chi ha giocato più nella metà campo dell'altra, allora ti dico che il Mazzara ha giocato davvero più nella metà campo della Folgore, quindi insomma è una squadra che ha pressato di più. È pizzolato, al momento ha fatto la differenza. Ha salvato il risultato. Sì, ha salvato il risultato. Sono d'accordo con te, Francesco, anche perché è un Mazzara che, come dicevamo in fase di telecronaca, deve registrare ancora degli automatismi. Intanto un altro pallone è recuperato dal numero 8 di AB, che porta in avanti la manovra gialloblu, poi messo a terra dall'altro numero 8 dall'avversario, Aziz Touré, che si disinteressa completamente del pallone, andando a sbilanciare il calciatore in maglia canarina. Dunque calcio di punizione comandato dall'arbitro Davola di Caltanissetta in favore del Mazzara. Sul punto di battuta c'è Maximilian Foglia, che un paio di minuti fa ha preso il posto di Petersons. Maximilian Foglia sicuramente aggiunge esperienza al Mazzara, essendo lui tra i gialloblu il più anziano nel gruppo canarino, dopo Ciancimino, che indossa anche la fascia di capitano. Adesso proprio Ciancimino si è portato anche a ridosso dell'area di rigore folgorina, batte Foglia, che mette all'interno dell'area di rigore, allontana la difesa della Folgore in qualche modo, poi è anche Spanò ad allontanare ulteriormente il pallone. Mazzara che è costretto a ripartire dai piedi di Moises Gomez, il terzino sinistro portoghese, che allarga sulla destra per Sfar, che però commette una leggerezza perdendo il pallone sulla pressione di Fofana, poi è lo stesso Gomez che la recupera e subisce fallo dal numero 3 Daniele Ala. Dunque da una parte l'ingenuità di Sfar, che si è fatto beffare dalla pressione di Fofana, dall'altra il grande spirito di sacrificio di Gomez, che da terzino sinistro è arrivato addirittura a chiudere questa ripartenza sulla fascia opposta. Mazzara che adesso guadagna una rimessa laterale in fase offensiva, gara che quando ci apprestiamo a entrare nel 37esimo minuto di gioco resta molto godibile qui al Nino Vaccara, risultato che però non è cambiato dal fischio d'inizio. Ancora squadre ferme sul punteggio di 0-0. Luca, abbiamo visto che anche in questo recupero che ha fatto il numero 3 Gomez Moses si può bene vincere un po' quello che è lo spirito di questa squadra, una squadra che insomma sta cercando, i giocatori si sacrificano, vanno a chiudere oltre il proprio compito. Questo è importante, questo si fa capire che anche che affiatamento, no? Svar perde il pallone da questa parte e arriva addirittura il terzino opposto a chiudere, quindi insomma è una prova anche di fiducia, insomma un'iniezione di fiducia anche degli altri compagni. Ma io vedo che sono anche fra di loro, magari non parleranno la stessa lingua, però sai, c'è molto spirito di sacrificio, anche non si risparmiano, questo è un po', certo l'errore ci può sempre stare, insomma non sono macchine, però diciamo che è una squadra che ha una verve davvero importante.
dove magari non si arriva con la tecnica, è importante arrivarci con lo spirito di sacrificio, sì, e con tanta corsa, esatto, con tanta agilità, e sicuramente qualche elemento che può fare la differenza in questo senso il Mazzara ce l'ha a disposizione. Adesso Gomez si lamenta, si becca un giallo per proteste, il numero 3 del Mazzara, qui in maniera ingenua devo dire si fa redarguire dall'arbitro che gli sventola il cartellino giallo, ha scaraventato il pallone nella gradinata occupata dai tifosi della Folgore, lamentandosi per l'assegnazione della rimessa laterale alla Folgore, e l'arbitro non ci è passato sopra punendolo, proprio sventolandogli il giallo. Adesso proprio Gomez allontana il pallone che viene prontamente ribattuto dalla difesa della Folgore, lo recupera ancora una volta il numero 8 del Mazzara Diaby, che prova a tenere viva l'azione, la riconquista Alassia che allarga sulla destra per Ndiaye, entra in area di rigore ma non controlla bene il pallone Abdoulaye Ndiaye, che sarebbe stato tutto solo davanti a Pizzolato. Poi un conto è presentarsi tutto solo davanti a Pizzolato, un altro è batterlo. Però che cosa ha sciupato il Mazzara in questa ripartenza che poteva essere velenosissima e soprattutto poteva essere letale per una Folgore che di spazi ne concede davvero pochi. Errore di ingenuità questo di Ndiaye, che ha controllato probabilmente con troppa sufficienza il pallone, che è finito direttamente oltre la linea di fondo. Adesso la riconquista a centrocampo Foglia, che si appoggia indietro su Risoleo, la palla allontanata, ancora una volta Diaby a tenerla viva per il Mazzara. Diaby che allarga sulla destra dove Ndiaye pressa in velocità maniscalco, si salva in qualche modo la Folgore con Ala che poi la perde sulla pressione di Isfar, che subisce fallo dallo stesso Daniele Ala. Dunque calcio di punizia per il Mazzara, Mazzara che continua a pressare alla ricerca del vantaggio, ha del clamoroso però Francesco. Intanto qualche scambio di battuta vivace tra il tecnico della, anzi non è il tecnico della Folgore, è un dirigente della Folgore, mister Marino, qualche scintilla tra le due panchine. Adesso è il direttore di gara che si avvicina alle due panchine per sincerarsi che non avvenga nulla di grave. C'è anche il team manager Tony Minaudo che va a chiarirsi con la panchina della Folgore chiedendo scusa. Era mister Marino che aveva allontanato il pallone per cercare di restituirlo ai calciatori, ma la mira è stata imprecisa di mister Marino, il pallone è finito sulla panchina folgorina. Cose che ci possono stare, Francesco. Sì, mister Marino non gioca da un po', insomma, io me lo ricordo diverso quando calciava, quindi insomma sapeva ben calciare, quindi ma animi. Sicuramente, ma si è visto, ha preso il pallone, lo voleva dare si è visto, ha preso il pallone, lo voleva dare insomma sul lungolinea per servire, per far riprendere il gioco. E invece Martello Espino che mette in mezzo l'uscita sicura di Pizzolato, che in presa alta agguanta la sfera e fa subito ripartire l'azione della Folgore con Loviso che la controlla sulla destra. Ancora Loviso che cerca la vivacità di Spanò, chiusa però la traiettoria da Gomez. Ancora la Folgore in avanti con il pallone lanciato all'indirizzo di Fofana che lo mette giù. La posizione del numero 11 della Folgore però è irregolare, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Dicevamo scintille che chiaramente devono essere evitate in una gara sentita come quella tra Mazzara e Folgore, anche perché dobbiamo dire in campo i giocatori stanno lottando, sì, ma lottando, giusto sottolinearlo, in maniera molto corretta e con molto fair play. Sarebbe un peccato macchiare una gara del genere per scintille tra le due panchine. Questa è una considerazione assolutamente personale, però sarebbe veramente un peccato. Intanto il pallone è lanciato in avanti a ridosso di Alassia, che adesso si stringe la mano con Pizzolato che lo ha anticipato, prova a sottolineare il fair play che regna tra le due squadre. Il lancio in avanti di Pizzolato con Gomez che controlla con qualche difficoltà, poi la palla per Sfar, il lancio in avanti nella zona di centrocampo, maniscalco che anticipa Pongo, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Dunque i gialloblu potranno beneficiare di questa rimessa laterale già battuta con Ciancimino che allontana il pallone alzando un campanile. Ndiaye va a vuoto di testa, poi è Martello Espino che prova a proteggere il possesso del pallone, ma è ancora Diaby a recuperarlo per il Mazzara. Diaby che allarga sulla sinistra all'indirizzo di Moises Gomez, ancora indietro per Risoleo, prova a controllare, a gestire costruendo da dietro il Mazzara. Foglia si gira su se stesso, poi vede il corridoio per Moises Gomez e lo lancia in velocità. Il duello
chiudo tutto in velocità con Touré che lo chiude in fallo laterale. Anche questa può essere una delle chiavi tattiche della partita, con Moises Gomez che ha nelle sue gambe tanta corsa e tanta agilità e quindi spesso si sgancia dal ruolo di terzino per andare a fare l'esterno offensivo aggiunto per il Mazzara. Dunque adesso è proprio Gomez che si incarica della battuta con le mani. Pongo viene messo giù in area di rigore, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Il Mazzara riparte direttamente dai piedi del portiere Giacomo Vene, che predica calma, poi va al rinvio lungo nella zona di Ndiaye. Il rinvio finisce direttamente tra le mani dell'altro portiere Giorgio Pizzolato, che la blocca. Francesco. Sì, diciamo che ecco, il Mazzara può veramente trovare degli spazi importanti. Io mi è piaciuta molto l'apertura di Foglia, no? Che ecco cosa vuol dire, che poi magari a questo vuol dire che la Marino aveva visto bene, voleva un centrocampista anche di proposizione, e Foglia anche con quell'apertura verso Moises. Questo palla in avanti per Ndiaye, il tuffo di testa Pizzolato ad anticiparlo, non nuovo anche a essere spettacolare Pizzolato. Sì, Pizzolato fa divertire, Pizzolato ha queste capacità acrobatiche che anche da avversario, insomma, è importante, insomma, fa divertire, ecco, è un portiere che non si risparmia, piace Pizzolato, ecco. Dicevi Francesco, intanto ancora pallone tenuto vivo da Pongo che entra in area di rigore, poi finisce a terra, non c'è nulla secondo il direttore di gara, sono stati in due a chiudere Pongo, che è un altro che con la sua vivacità può dar fastidio alla difesa ospite. Intanto Gomez controlla male il pallone, poi arriva Risoleo prima di Sant'Angelo, fa carambolare il pallone sullo stesso Sant'Angelo e conquista un fallo laterale. Dicevi Francesco, un inserimento, quello di Foglia, che chiaramente è un giocatore che dà del tuo al pallone, serve anche per mettere ordine in campo. Sì, ma infatti prima, come vedevi, c'era questa palla che ciondolava a centrocampo, lui l'ha conquistata e poi si è guardato intorno, ha visto l'inserimento di Moises e lo ha servito. Questo è importante anche per dare ordine al centrocampo e per far salire la squadra, che è molto importante questo. Mazzara continua a ripetere, sta giocando una partita nella metà campo della Folgore. Questo è un atteggiamento importante, perché tieni d'avversario, lo tieni lontano, e questa è la prima cosa, che insomma vuol dire che rischi poco, e la seconda è che alla fine con una pressione adeguata può arrivare anche quello spazio, come del resto c'è stato, per poter anche concludere verso la porta avversaria. È su questo che deve giocare, deve lavorare Marino, proprio su questo possesso di palla, che poi insomma con questi giocatori veloci puoi anche permetterti qualcosa in più. Intanto abbiamo superato il 45esimo minuto, arbitro che ha segnalato un minuto di recupero. Questa dunque sarà probabilmente l'ultima azione di questa prima frazione di gioco, con il pallone messo in mezzo nell'area del Mazzara. Fofana che prova a girarla ma non riesce a colpire. Adesso è Martele Spino che la controlla, guadagna anche un fallo laterale lo spagnolo del Mazzara nella propria metà Bravo. Campo. Quindi questo è un altro di quei giocatori che dà del tuo al pallone, l'abbiamo visto anche domenica scorsa a Fulgatore, ha trovato il gol del raddoppio al termine di una bella azione non solo personale ma anche corale. Adesso il duro contrasto tra Ndiaye e il numero 2 Chieffo. Finisce adesso il primo tempo tra Mazzara e Folgore. Si va al riposo tra gli applausi della tribuna, e questa è un'altra cosa da sottolineare. Si va al riposo sullo 0-0. Piccola pausa anche per noi, Francesco, che volevi concludere forse un discorso. Sì, intanto il Mazzara conclude il primo tempo senza aver preso una rete. Questo è importante, quindi ci sarà da lavorare il secondo tempo, però questo già è un dato acquisito. Assolutamente sì, si va al riposo, piccola pausa anche per noi, che torneremo tra circa un quarto d'ora per raccontarvi le azioni della seconda frazione di gioco. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Mazzara e Folgore. Si ripartirà dal risultato di 0-0 con l'arbitro che controlla adesso il cronometro, fischietto in bocca, e via adesso alle ostilità per la seconda frazione di gioco. Un cambio per parte abbiamo visto proprio nelle battute iniziali di questo secondo tempo. Adesso vi daremo contezza di cosa è cambiato nelle due formazioni che si sono affrontate a viso aperto nel primo tempo, con il risultato che però non è cambiato.
folgore pericoloso da una parte, soprattutto con Fofana, ma l'occasione migliore è stata quella per il Mazara con Alassia, che è stato chiuso ottimamente da Pizzolato, che ha letteralmente salvato il risultato per la folgore. Dicevamo, un cambio per parte con il Mazara, mister Marino, che ha inserito il numero 16 Gomez Nobre per il numero 9 Ndiaye, mentre nella folgore è entrato un altro ex di turno, il numero 20 Gancitano. Adesso cercheremo di capire di chi ha preso il posto, perché Gancitano è un attaccante, ma Fofana e Sant'Angelo sono ancora in campo, dunque adesso cercheremo di fare ordine e capire al posto di chi è entrato Gancitano. Adesso un calcio di punizione concesso al Mazara per un fallo subito da Alassia, calcio di punizione che sarà battuta da Maximilian Foglia. Probabilmente potrebbe essere uscito il numero 10 Lovisi, che non sì, lo vedo in campo. Chiedo anche lumi a Francesco Mezzapelle, sì, direttore di prima pagina Mazara, che come sempre mi farà compagnia anche per questo secondo tempo. Francesco, credo che sia uscito proprio Lovisi, perché vedo in campo sì, credo proprio lui. Dunque il numero 20 dentro per il numero 10, intanto Mazara pericoloso con Gomez, che però non riesce a tenerla in campo. Adesso dunque daremo lettura delle formazioni che sono tornate in campo, cambi inclusi, con la folgore che torna in campo con Pizzolato, Chieffo, Ala, Maniscalco, Cinque Mani, Akur, Spanò, Touré, Sant'Angelo, Gancitano e Fofana. Il Mazara che risponde con Venè, Sfar, Gomez, Foglia, Risoleo, Ciancimino, Alassia, Diaby, poi Gomez Nobre, Martele Spino e Pongo. Intanto un calcio di punizione in favore della folgore. A finire a terra era stato il numero 9 rosso nero Giuseppe Sant'Angelo, dunque calcio di punizione affidato al numero 7, che adesso si allontana dal punto di battuta. Vediamo che a battere il calcio di punizione sarà il 4 della folgore, il 4 rosso nero Alessio Maniscalco, che era stato un altro dei giocatori arrivati a Mazara in prova, poi non è arrivata la firma. Alla fine Maniscalco, ex Sciacca, è finito a Castelvetrano. Maniscalco col mancino a mettere in area di rigore, allontana di testa la difesa del Mazara con Ciancimino. Gomez Nobre che poi finisce a terra sulla pressione del numero 2 Chieffo. Sarà calcio di punizione per il Mazara. Vedremo se le due squadre saranno in grado, la squadra di mister Dino Marino da una parte e quella di Stefano Colombo dall'altro, di mantenere i ritmi alti del primo tempo, non altissimi, ma come dicevamo spesso con Francesco, la gara che è stata estremamente godibile, con qualche fiammata da una parte e dall'altra. Intanto l'iniziativa di Pongo, che allarga sulla sinistra per Moises Gomez, il mancino a mettere in mezzo, la deviazione del numero 6 Akur, con la folgore che deve rifugiarsi in qualche modo in calcio d'angolo. Dunque Mazara che sta cercando di essere propositivo anche in questo avvio di ripresa, quando sul nostro cronometro sono già andati via poco più di 3 minuti e mezzo. Il risultato che resta quello di ad occhiali, diciamola così, 0-0, due squadre che avrebbero potuto segnare almeno un paio di gol a testa già nel primo tempo. Calcio sì, di punizione affidato a calcio di d'angolo, scusate, affidato a Foglia, che batte dalla bandierina, mette in mezzo ancora una volta Pizzolato in presa alta a garantire sicurezza alla retroguardia della folgore, che è già ripartita. Poi la chiusura ancora una volta di Gomez, determinante, su Sant'Angelo. Francesco. Sì, ho visto una partenza in questo secondo tempo della folgore in maniera, insomma, convinta, decisa, è andata avanti in questi primi minuti. Mazara deve cercare appunto di attutire questo forcing che la folgore ha iniziato con proprio nella ripresa, cercando magari di utilizzare l'arma della velocità dei suoi esterni, ecco, ma non solo, è entrato anche Gomez Nobre, che può essere importante per la causa. Adesso un buon pallone conquistato. E Pongo che la mette in mezzo per Martele Spino, che viene anticipato dalla difesa della folgore, ma il pallone è tenuto vivo da Foglia, che allarga ancora una volta per Pongo. Il gioco di gambe da parte di Pongo, che la mette lì per Foglia, che però non riesce a concludere, a impattare il pallone.
Gomez per Alassia, che viene anticipato da Touré, che fa ripartire l'azione della Folgore. Adesso Sant'Angelo, la palla all'indietro e poi il lancio in avanti a cercare ancora una volta Touré, che però non può arrivare sul pallone. Dicevamo, ritmi che restano godibili, peccato per la conclusione non perfetta, anzi la mancata conclusione di Foglio, che non ha impattato sul pallone, sul servizio di Pongo, che con l'ingresso di Gomez Nober sembra essersi vivacizzato anche lui rispetto al primo tempo. Poi Foglia non è riuscito a concludere verso la porta di Pizzolato. Sarebbe stata una buona occasione, una conclusione dal limite che avrebbe potuto creare qualche pericolo alla porta della Folgore. Intanto il rinvio di Venè direttamente in fallo laterale, dunque sarà rimessa con le mani per la Folgore, con Touré pronto alla battuta. Batturè in avanti a cercare la sponda di Sant'Angelo, che anticipa anche Foglia, poi Gomez per Alassia, che non riesce ad allontanare il pallone. Ancora fallo laterale per la Folgore. Adesso Gancitano fa sportellate con Risoleo. Risoleo conquista il pallone, Gancitano però gliela porta via, poi ancora allarga per Sant'Angelo, che si gira col mancino. La palla finisce di poco al lato della porta difesa da Giacomo Venè. Dunque una occasione per parte in questo secondo tempo, poco fa, con la conclusione, la mancata conclusione, sì, di Foglia, con il servizio di Pongo che era invitante, ma Foglia non è riuscito appunto a concludere. E qui con la girata col mancino da parte di Sant'Angelo, che è però stato impreciso e la palla è finita sul fondo. Bisogna stare attenti però, perché si sono persi diversi palloni, Luca, palloni molto, ecco, quell'imprecisione di cui ti parlavo. Insomma, bisogna giocare semplice. La Folgore è entrata con un'altra verba agonistica in campo e il Mazzara deve giocare semplice, però non deve perdere il pallone, deve essere un po' più precisa nei passaggi. Perché vedo la Folgore che, insomma, adesso... Che ci crede, sta cercando di alzare il ritmo. Adesso la chiusura da parte di Risoleo, che si rifugia in fallo laterale sulla pressione di Fofana. Sarà dunque rimessa in favore della squadra ospite, della squadra di Castelvetrano, sull'out di sinistra, la posizione di fronte alla nostra postazione. Con il Mazzara che chiaramente deve scuotersi per provare quantomeno a ritrovare la vivacità della prima frazione. Intanto un pallone velenoso, sì, una deviazione di un difensore del Mazzara che per poco non crea qualche problema a Venè, finisce sopra la traversa e la Folgore guadagna dunque un calcio d'angolo in questa fase, con Maniscalco, crediamo il numero 4, pronto ad andare al tiro dalla bandierina, mentre vanno in aria tutti i saltatori in maglia rossonera. Chiaramente anche sui piazzati bisognerà stare attenti, perché una delle occasioni più pericolose della Folgore nel primo tempo era stata proprio il colpo di testa di Touré, che era saltato indisturbato proprio sugli sviluppi di un piazzato, poi Fofana non è stato altrettanto preciso nel colpo di testa. Si può adesso procedere, va a Maniscalco che mette in mezzo col mancino, la palla proprio per Fofana, la rovesciata di Fofana che si era coordinato bene, respinge in qualche modo la difesa del Mazzara, che allontana il pallone e poi conquista un fallo laterale. Ancora una volta Fofana, sì, ancora una volta da calcio piazzato, ancora una volta totalmente libero di fare ciò che vuole, Francesco. Sì, Fofana ha cercato questa rovesciata che, insomma, gli era pure riuscita. Poi però, ecco, il Mazzara vedo che fa più fatica a tenere lontano la Folgore dalla propria metà campo. La Folgore è costantemente in avanti. Questo deve correre un po' ai ripari mister Marino, deve chiedere qualcosa ai suoi uomini, perché, insomma, bisogna giocare come il primo tempo, tenendo lontani i giocatori rossoneri dall'area. Invece così, con la pressione, rischi di insomma dei pericoli, perché poi i giocatori in avanti della Folgore sono giocatori pericolosi: Fofana, Sant'Angelo, adesso è entrato anche il mazzarese Flavio Gancitano a dare maggiore peso. Ecco, probabilmente è questo il senso di questa sostituzione di Colombo: voleva dare maggiore peso perché rispetto a Lovisi, mettendo un altro uomo,
lì, insomma, un tridente, un vero e proprio tridente, quindi... Tra l'altro ha anche tolto l'unico ammonito nella, sì, nelle fila della Folgore, che anche questo è una questione da tenere sott'occhio. Intanto imprecisa in questo caso la manovra folgorina con il numero 7 Spanò, che aveva provato a imbucare con un pallone alto per Touré. La palla è finita però direttamente oltre la linea di fondo, e dunque il Mazzara potrà approfittare di una rimessa dal fondo con Gomez, che adesso salta secco ala, ancora Gomez a portare avanti il pallone, poi il lancio col mancino a cercare la vivacità di Gomez Nobre, con Martele Spino che la recupera per il Mazzara, poi il pallone finisce ad Alassia in qualche modo in area di rigore, Alassia in mezzo, la deviazione, rigore, deviazione con un braccio da parte di cinque mani. Dunque calcio di rigore per il Mazzara. C'era sembrato che l'arbitro concedesse il calcio d'angolo dopo la deviazione di cinque mani. La palla era finita infatti in corner. Non ha avuto dubbi. Invece arbitro, l'arbitro, che era comunque ben piazzato, non ha avuto il minimo dubbio e ha concesso il tiro dal dischetto. Vedremo chi si incaricherà della battuta, perché anche domenica scorsa il Mazzara ha beneficiato di un calcio di rigore. A battere era stato Ndiaye, che però oggi è stato sostituito proprio durante l'intervallo. Vedremo chi si incaricherà appunto della battuta del calcio Credo di rigore. Credo Alassio direttamente lui. Sembrerebbe il numero 7 Alassia. E dunque è pronta, sarà Alassia contro Pizzolato a battere questo tiro dagli 11 metri, con Pizzolato che danza sulla linea di porta a incutere timore all'argentino Thomas Alassia. Ma Mazzara, che è chiaramente una ghiottissima occasione per sbloccare un match che in questo secondo tempo soprattutto si stava facendo complicato. Eh sì. Arriva adesso il fischio dell'arbitro con la rincorsa di Alassia, che batte, spiazza Pizzolato e porta il Mazzara in vantaggio. Quando siamo al 58esimo minuto, un gol di un'importanza vitale dagli 11 metri, con tutto il Mazzara che va ad abbracciarsi con Alassia, che sblocca il risultato dagli 11 metri. Mazzara 1, Folgore 0. E questo può essere importantissimo, Francesco. Questo è importantissimo. Questo è importantissimo proprio perché il gol è arrivato, il rigore, è arrivato nel momento di maggiore difficoltà del gialloblu. Quindi è arrivato nel momento di maggiore difficoltà, quando stavano subendo la pressione della Folgore. Questo è molto importante perché può togliere alla Folgore quella fiducia, quella, e quindi invece il Mazzara a sua volta invece l'acquista, e oltretutto è un gol importante perché il Mazzara si porta in vantaggio. Era capitato poche volte in questa stagione di portarsi in vantaggio, e quindi bisogna adesso difendere anche costi quel che costi il risultato, perché questo sono davvero tre punti preziosi. Tanto un cross. Sì, infatti. Quasi un cross. Bisogna stare davvero attenti. Bisogna stare, anche perché si poteva giocare meglio. Tutto è nato da un rimpallo e per poco, insomma, la Folgore ovviamente non ci sta, quindi direi reazione immediata e veemente della Folgore, che ha provato subito a rendersi pericolosa per riequilibrare in maniera immediata il match. Devo dire, c'è stata anche qualche protesta in occasione del rigore concesso dal direttore di gara. Intanto pallone messo in mezzo, Ciancimino ad anticipare Fofana, poi la rovesciata provata in questo caso probabilmente da cinque mani, che era stato anche l'autore del fallo di mano che è costato il rigore e poi il vantaggio del Mazzara. Dunque Mazzara che potrà beneficiare di una rimessa dal fondo. Adesso subentra questa sconosciuta, la gestione del vantaggio. Sì, in questo caso è proprio da dire così, perché è un Mazzara che nell'arco della stagione poche volte si è ritrovato a gestire un vantaggio, Francesco. Quindi insomma bisognerà capire come potrà farlo, insomma come lo farà. Intanto può sicuramente utilizzare l'arma anche del contropiede, perché sarebbe importante. C'è stato un ammonito, credo, sì. Non mi è sembrato che l'arbitro abbia tirato fuori dal taschino il cartellino. Non ha tirato fuori. Uno scontro duro tra Touré e Alassia, che ha avuto la peggio, è rimasto a terra proprio l'autore del gol, che sta consentendo al Mazzara di, al momento, di fare bottino pieno. Speriamo per la squadra di mister Marino, che questo vantaggio
tenga fino alla fine. Come dicevi tu, chiaramente è una partita che adesso cambia totalmente, una Folgore che sarà costretta a spingere, a scoprirsi, e un Mazzara che in questo caso deve essere bravo con gli uomini, soprattutto con gli uomini di maggior velocità e vivacità, a rispondere magari in maniera letale. Sì, bisogna stare tanto calmi, bisogna sistemarsi bene, chiudere gli spazi, tenere la Folgore lontana, come si è fatto anche nel primo tempo, dalla propria metà campo, e quindi tenerla più distante dall'area di rigore e cercare magari di utilizzare l'arma del contropiede. Intanto ancora la Folgore che prova ad affacciarsi nella metà campo del Mazzara, allontana il pallone Gomez nella zona di Gomez Nobre, che viene però anticipato in questo caso da Maniscalco, poi Foglia a rimettere ordine, a spedire la palla in out, ma l'arbitro ha fermato tutto per un intervento falloso di un difensore del Mazzara. Dunque sarà calcio di punizione in favore della Folgore, e anche i calci piazzati sono qualcosa a cui fare attenzione, perché il Mazzara ha dimostrato in questi 60 minuti circa abbondanti fin qui di soffrire molto gli schemi sul calcio piazzato degli avversari, mentre sono pronti due cambi, probabilmente si aspetterà anche la battuta del calcio di punizione, ma sono pronti due cambi nella Folgore. Adesso vediamo proprio la battuta del calcio di punizione con Maniscalco che mette in mezzo Fofana, che ancora una volta salta tutto solo. È la terza volta su tre piazzati che Fofana va ad impattare sul pallone tutto solo. Chiaramente bisognerà lavorarci in settimana per effettuare i dovuti correttivi, perché l'attaccante non può sempre saltare tutto solo davanti al portiere. Fortunatamente per il Mazzara la mira di Fofana finora è stata imprecisa, ma chiaramente non bisogna invitarlo così spesso a colpire. Doppio cambio per la Folgore con il numero 19 Maurizio Giuffrida, che prende il posto di Sant'Angelo. L'altro nuovo entrato è Ibrahima Traoré, arrivato proprio in settimana. Non abbiamo visto di chi ha preso il posto, adesso cercheremo di essere precisi anche in tal senso. Dunque doppia sostituzione quando siamo al 63° minuto per la Folgore, con l'ingresso del numero 19 Giuffrida e del numero 16 Traoré. Proprio Giuffrida ha preso il posto di Sant'Angelo, dicevamo. Adesso cercheremo di capire Traoré al posto di chi è entrato. Intanto un colpo proibito ai danni di Sfar, sembrerebbe essere il numero 2 del Mazzara, essere finito a terra. Insomma, un duro Sfar contrasto oggi ne ha prese ne ha prese davvero, probabilmente ne ha prese più di quante ne abbia date insomma. Fin qui si sa, nel calcio si danno e si prendono. No, infatti però devo dire che il ragazzo, il classe 2004, il ragazzo di origine tunisina, è sempre stato sul pezzo, al di là di qualche sbavatura che anche vista l'età è pur sempre un 2004, ci può stare. Comunque è una partita corretta, al di là degli interventi, è una partita anche con un po' con del fair play, lo abbiamo visto più volte, insomma, quindi vuol dire è importante questo, insomma. Assolutamente sì, intanto ancora la Folgore che prova ad affacciarsi in avanti, recupera palla Risoleo per il Mazzara, uno scontro duro all'altezza del centrocampo, si fanno molto male entrambi i giocatori, li vediamo entrambi molto doloranti a terra, con l'arbitro che è pronto con un giallo, probabilmente lo sventolerà all'indirizzo di Risoleo, che dovrebbe aver commesso il fallo. Adesso ma a me è sembrato che il fallo fosse stato commesso dal giocatore avversario. Effettivamente è una di quelle situazioni in cui non si sa chi ha che l'arbitro fatto mi sembra scorretto. Che abbia dato il fallo a favore ecco. Effettivamente hai ragione, il giallo viene sventolato al numero 6 Akur, che quando siamo al 20° minuto della ripresa, dunque al 65°, diventa il quarto a finire sulla lista dei cattivi dell'arbitro. È stato un duro colpo con l'impatto che si è sentito fin qui in tribuna. Esatto. Ma niente di intenzionale, sia chiaro. I giocatori cercavano di arrivare entrambi sul pallone, hanno preso praticamente la gamba dell'avversario a vicenda. Lancia in avanti a cercare ancora Alassia, che vince il contrasto con Touré, poi l'arbitro ferma tutto per un gioco falloso proprio di Alassia sullo stesso Touré. Riprendono intanto a cantare i tifosi della Folgore, che dopo il vantaggio del Mazzara avevano momentaneamente smesso di cantare. C'è qualche scintilla tra Pongo e Maniscalco, subito ammoniti dal direttore di gara, che per sedare qualunque
tentativo di scintilla va a sventolare a entrambi il giallo, dunque da una parte ammonito Pongo, dall'altra parte ammonito il numero 4 Maniscalco. Adesso una gara che rischia di innervosirsi, di incattivirsi. È vero che se la gara è stata fin qui corretta, scusate, non è stato Maniscalco a essere ammonito, ma 5 mani, il numero 18, che poi è stato è stato l'autore del fallo di Mani che è costato il rigore alla Folgore. Mazzara che prova adesso ad allontanare ancora con Sfar. Cancitano riconquista il pallone, subisce poi fallo dallo stesso Sfar e questo è un calcio di punizione invitante per la Folgore. Da poco più di 20 metri dalla porta difesa da Venè ha un'ottima occasione la squadra di mister Colombo, che fin qui in occasione dei piazzati ha sempre cercato di mettere il pallone in mezzo, trovando quasi sempre Fofana pronto a colpire. Adesso probabilmente arriverà un tiro verso la porta di Venè, Francesco. Sì, probabilmente tenteranno la botta diretta in porta, il calcio punizione. Vediamo, c'è il numero 4, Maniscalco sul pallone. Probabilmente sarà lui a cercare la soluzione. Ma c'è anche, credo, anche Touré. Sì, potrebbero andare Maniscalco col mancino o Touré col destro. Vedremo un po'. Intanto il Mazzara sistema la sua barriera, una fitta barriera, ecco, a difesa del portiere Benè. Vediamo, sembra proprio il numero 4, sì. Maniscalco. E lui a prendere la rincorsa, arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Maniscalco che però non c'entra minimamente la porta, la palla finisce lontanissima dalla porta difesa da Benè. Eh sì, impostazione sbagliata nell'esecuzione, perché il corpo era troppo all'indietro e il pallone si è alzato. Il pallone si è alzato troppo, sarebbe stata una buona battuta per il football americano, probabilmente per i calci da fermo del rugby, anzi piuttosto che del football americano, insomma. Qua è un altro sport sicuramente, ma al di là delle battute, fortunatamente per il Mazzara non è stata un'occasione tale da impensierire bene. Mazzara che dunque, quando siamo al minuto 68, resta in vantaggio per effetto del rigore realizzato 10 minuti fa da Alassia, un rigore concesso, ricordiamo, per un fallo di Mani da parte di 5 Mani, che adesso va a cercare di sedare gli animi, perché c'è qualche scintilla tra Martello e Spino, che era anche finito a terra, e il noi è entrato Giuffrida, con Martello e Spino che era finito a terra dopo una leggera spinta, probabilmente anche accentuando quella che era la reale entità della spinta. Però chiaramente è un derby che rischia di innervosirsi adesso con il risultato che è cambiato 10 minuti fa. Adesso proprio Martello e Spino, che non è un destro e lo si vede, è un mancino, mette fuori il pallone nel tentativo di servire un compagno, pallone che finisce nuovamente fuori, dunque nuova rimessa laterale per la Folgore con Fofana per Traoré al limite dell'area, il entrato Traoré che finisce a terra, calcio di punizione dal limite. In un primo momento era sembrato che l'arbitro indicasse il dischetto, a concedere il rigore. Qua forse servirebbe la moviola, probabilmente, perché proprio nei pressi della linea, se non sulla linea. Ho qualche dubbio sul fallo, che fosse fuori era, diciamo, evidente, però ho qualche dubbio proprio sull'entità del però fallo. Devo dire anche in questo caso l'arbitro era molto vicino, sì, all'azione, sì, sì, l'arbitro, sì. In questo caso era, come nel rigore, era molto ben piazzato, quindi... Però bisogna stare attenti, Luca, perché se la vuoi portare a casa, questi punti li vuoi portare a casa, devi giocarla di più, devi tenere di più il pallone. Invece la Folgore si è portata avanti, addirittura Pizzolato fa l'ultimo uomo, è lui che va a battere i calci di punizione bisogna avere, probabilmente questa è una fase che bisogna curare di più. Batte Touré con la deviazione della barriera direttamente in calcio d'angolo, stavolta era stato Touré a provarci sul calcio di punizione. Anche qui fortunatamente il Mazzara si salva, però sottolineo quello che hai detto e sottoscrivo quello che hai detto, manca ancora tanto, chiaramente manca tanto, bisogna tenere la Folgore lontana dalla propria porta, dalla propria area di rigore, se si vuole portare con le unghia e con i denti, se si vuole portare l'intera posta in palio, che sarebbe di importanza non vitale ma di importanza fondamentale per il Mazzara, per continuare a sperare in una rincorsa che
avrebbe quasi del miracoloso. Intanto il pallone allontanato da Martello Espino con 5 mani che finisce a terra in area di rigore, lascia correre l'arbitro con Spanò che riconquista il pallone su Gomez Nobre in maniera fallosa secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Mazzara. Si era lamentato 5 mani che era finito a terra in area di rigore su una giocata di Jonathan Martel Espino. L'arbitro però non ha ravvisato nulla di irregolare con Venè, che era stato bravo a smanacciare in occasione del calcio d'angolo e ad allontanare la sfera. Gomez per Venè, la pressione di Gancitano con Venè che si concede un dribbling rischiando anche qualcosa ma riesce ad allontanare il pallone. Poi Diaby la perde sulla pressione del calciatore della Folgore che adesso prova a mettere in moto Traoré. Rinviene su di lui Alassia che riconquista il pallone, poi Gomez direttamente in fallo laterale. Adesso subentra chiaramente un po' di paura nella gestione del risultato. Il Mazzara deve cercare maggior precisione, deve cercare sicuramente passaggi anche più elementari per cercare di tenere di più il possesso palla. Ancora Fofana a controllare in area di rigore, un tocco, si lamentano i giocatori della Folgore per un presunto tocco di mano, ma ancora una volta arbitro ben piazzato che fa continuare, non ravvisa nulla di irregolare. E altro fallo laterale per la Folgore con Touré che mette in mezzo quasi fosse un corner. Arriva però Martel Espino che non è un destro e lo si è visto poco fa, è un mancino e allontana bene il pallone. Ancora la pressione della Folgore con Ciancimino ad anticipare Fofana, poi Sfar che subisce forse fallo da Traoré, l'intervento e la conclusione di Fofana che pareggia i conti. Quando siamo al 72esimo minuto c'era stato forse un fallo su Sfar che l'arbitro non ha ravvisato e Fofana all'ennesima occasione ha colpito con un gran gol, devo dire, con il pallone che è arrivato tra i suoi piedi. Il numero 11 della Folgore lo ha piazzato sotto l'incrocio pareggiando i conti. Dunque cambia il parziale al Nino Vaccara ancora una volta quando siamo al minuto 72, Mazzara 1 Folgore 1. Francesco, a te l'analisi. D'altronde prima o poi se giochi se non la giochi, se non tieni l'avversario lontano, ovviamente c'è il rischio che poi le cose cambino, insomma, che prima o poi arriva l'occasione è arrivata su questo rimpallo. Fofana è stato bravissimo, ma non lo scopriamo adesso. Fofana bisognava non creare le condizioni per il gol di Fofana. La squadra non riuscì, dopo il gol non è riuscita ad uscire, a tenere lontana la Folgore dalla propria area di rigore. Addirittura la Folgore ha avuto pure dei calci piazzati, ha avuto anche la possibilità di battere dei calci piazzati anche da distanza, da buona distanza, quindi ecco, quello non è. Tanto un fallo da parte di Gancitano su Venè che è finito a terra dopo che Gancitano lo ha disturbato. Adesso anche uno sputo da parte del numero 20 della Folgore nei confronti di Gomez che deve stare attento perché è ammonito. Effettivamente lo sputo c'è stato, bisogna stare calmi se non si vuole innervosire questo derby, con Gancitano che prima è andato a disturbare l'intervento di Venè, poi si è lasciato andare a uno sputo all'indirizzo di Gomez. Ripeto, bisogna tenere i nervi a bada assolutamente, con Gancitano che adesso va a lamentarsi con il primo assistente. E adesso non bisogna lasciare spazio al nervosismo. Comunque, come dicevi bene Francesco, è stato probabilmente il Mazzara stesso a creare le premesse per il gol della Folgore, perché dopo il vantaggio il Mazzara ha smesso di gestire il pallone, ha giocato in maniera un po' troppo nervosa, sbagliando anche quelle che erano le impostazioni un pochino più elementari. La Folgore ha preso fiducia, ha preso campo. Adesso ancora Folgore, uno scontro tra Gancitano e Gomez, con Gancitano che recupera palla per la Folgore. Poi l'intervento di Alassia su un giocatore della Folgore che finisce a terra, lascia correre l'arbitro in questo caso. La Folgore prova a ripartire con lo stesso Fofana, recupera palla Alassia che la allarga per Gomez Nobre, fa giocare l'arbitro per la regola del vantaggio. Gomez Nobre per Foglia che la riconquista quasi al limite dell'area. Vediamo anche Pongo con la maglia strappata. Non capiamo cosa è successo. Scivola Ciancimino sul pallone, regala quasi una ripartenza alla Folgore con Traoré. Di esperienza in questo caso Ciancimino impedisce la ripartenza alla Folgore. Poi c'è Alassia che finisce a terra con una
gomitata, lascia correre anche qua l'arbitro Martello Espino a tenere viva l'azione del Mazzara, la lascia lì per Gomez, poi Foglia, ancora Gomez col mancino a controllarla, Gomez la allarga sulla sinistra per Diaby che prova il destro da fuori, si oppone cinque mani che mette direttamente in fallo laterale e i nervi qua stanno saltando da una parte e dall'altra con la gara che rischia di incattivirsi, le squadre stanno provando a portare a casa l'intera posta in palio per una situazione di classifica che per entrambe con una vittoria migliorerebbe sensibilmente, ma chiaramente bisogna stare con, bisogna, ripeto, tenere i nervi a bada in una gara che nel primo tempo è stata correttissima e anche per gran parte della ripresa, poi sono saltati schemi, sono saltati i nervi e adesso anche un intervento di Risoleo in anticipo su Gancinano che finisce a terra, Gomez prova a ripartire per il Mazzara, la recupera, ancora cinque mani per la Folgore che prova la conclusione, finisce a terra su un fallo commesso dal numero 10 Jonathan Martello Espino che si becca anche il giallo da parte dell'arbitro e probabilmente non era un fallo da giallo, probabilmente avrà pagato anche il nervosismo di questi minuti, sì, Francesco. Sì, sicuramente, perché la partita si è innervosita, si è incattivita la partita. Ci sono interventi adesso scomposti, interventi che rischiano anche di far male ai singoli giocatori. Anche perché a parte gli interventi scomposti ci si provoca un po' da una parte e dall'altra. Sì, sì, abbiamo visto delle... Prima tu parlavi di uno scudo addirittura da parte di Gancitano nei confronti di Gomez Nobre, non sappiamo cosa sia successo prima, magari Gancitano sarà stato anche magari offeso oppure possibilmente sarà stato provocato. Provocato, però questo sicuramente non giustifica, non giustificano certi gesti. Comunque, insomma, bisogna giocare, il Mazzara soprattutto deve ripartire perché insomma la posta in gioco è davvero alta, peccato perché trovarsi in una condizione di vantaggio con una squadra che attaccava poteva essere l'occasione giusta per poter anche provare a tenere il pallone e ripartire in contropiede. Assolutamente. Ma questi sono discorsi che si fanno al bar oppure stando, come si dice, in una sala stampa guardando la partita o in tribuna. Poi è difficile leggere adesso Gomez che mette in mezzo, non ci arriva Pongo, ci arriva invece difensore della Folgore che allontana ancora Gomez per Alassia che la mette in mezzo col destro, il colpo di testa provato da Pongo che però non riesce comunque a colpire, era buona anticipato. Questa è una buona... È un Mazzara che sta provando comunque a scuotersi nuovamente dopo il pari della Folgore, sta provando a ritrovare le distanze giuste in campo per provare a impensierire Pizzolato. Ricordiamo ancora una volta che la difesa della Folgore è tra le meno bucate dell'intera categoria, questo però al di là di tutto non dovrebbe fermare il Mazzara nella ricerca di un gol che sarebbe oro colato anche in vista dei prossimi impegni, in vista di tre punti che mancano davvero da troppo tempo in casa gialloblu. Il pallone adesso messo in mezzo con la Folgore che prova a ripartire, Gancitano difende il pallone, punta Foglia che viene superato dallo stesso Gancitano, poi ancora Gancitano che finisce a terra. Adesso è lo stesso Gancitano che si lamenta all'indirizzo del direttore di gara che però comanda che la punizione si debba ribattere, il pallone era infatti in movimento, adesso fa correggere il punto di battuta al portiere Pizzolato che, come sottolineato da Francesco pochi minuti fa, va ad incaricarsi addirittura delle battute fino alla metà campo. C'è una sostituzione in casa Folgore intanto, quando siamo al minuto 79, dentro il numero 14 Giovanni Lupo, a uscire dovrebbe essere stato il numero 7, mi conferma Francesco, il numero 7 Pietro Spanò. Dunque, quando siamo al 77esimo, dentro Lupo e fuori Spanò, con la Folgore che può beneficiare di un calcio di punizione, cioè Pizzolato a incaricarsi della battuta con tutta la Folgore nella metà campo del Mazzara, con la battuta lunga da parte dell'estremo difensore rossonero, la palla in area di rigore del Mazzara viene allontanata anche da Gomez Nobre che controlla adesso la sfera, può allargarla ma non lo fa, subisce fallo dal numero 4 Maniscalco che viene ammonito e dunque anche Maniscalco finisce nella lista dei cattivi al minuto 78.
ha interrotto d'esperienza, in questo caso Maniscalco, un'azione che poteva diventare pericolosa per la Folgore, col Mazzara che chiaramente poteva ritrovarsi nella metà campo avversario quasi in superiorità numerica, anche se devo dire che la difesa della Folgore stava arretrando abbastanza velocemente. Risoleo ancora per Ciancimino, dialogano nello stretto i due. Risoleo, palla per Gomez che viene quasi anticipato da Touré che gli scippa il pallone, poi Gomez che resta lì a lottare. L'ultimo tocco è quello di Foglia, sarà fallo laterale per la Folgore. Con le sportellate tra Gancitano e Risoleo, si allunga la maglia di Risoleo, fallo commesso dal classe 2003 della Folgore, calcio di punizione per il Mazzara. Foglia porta a spasso il pallone nella propria metà campo, Foglia quasi pericolosamente. Poi Venè, il lancio lungo da parte di Venè nella zona di Sfar che non può controllare, la palla si perde direttamente in fallo laterale nella gradinata occupata dai tifosi rossoneri. Rimessa con le mani per la Folgore. Palla in avanti per Fofana che la controlla al limite dell'area, poi Lupo che allarga sulla destra, almeno prova ad allargare sulla destra. La conclusione da fuori, provata dal, probabilmente era il numero 19, Giuffrida, che si spegne lontana dalla porta difesa da Venè. Luca, insomma, il Mazzara è ripartito un po' in avanti, però deve stare attento perché ci sono diversi errori e questo possono favorire gli avanti della Folgore, che magari adesso crede pure nei tre punti. Assolutamente, anche questi errori sono da evitare. Sì, infatti, da evitare. Sono quegli errori che poi ti hanno... Ecco, anche questo, insomma, bisogna giocarle anche più semplici, però... Gomez in anticipo su Lupo, ma senza riuscire a controllare il pallone. La palla in avanti a cercare ancora Gancitano. Il colpo di testa di Risoleo che quasi favorisce lo stesso Gancitano, anticipato da Venè in questo caso. Risoleo in avanti, rimpallato da Traoré. E adesso anche questi errori sono da evitare. Il Mazzara sembra quasi essersi un po' spento, sì. Dopo, soprattutto dopo il vantaggio, ma anche dopo il pareggio della Folgore non è arrivata quella reazione veemente che invece la Folgore ha avuto quando il Mazzara è passato in vantaggio. Francesco? Sì, sì, è un Mazzara che a parte un'azione pericolosa che c'è stata, insomma, subito dopo il gol, poi per il resto... I canarini, insomma, stanno un po' subendo la pressione della Folgore. Bisogna uscire, bisogna crederci fino alla fine, anche perché, insomma, la conquista dei tre punti sarebbe davvero fondamentale. Sarebbe fondamentale ed è ancora sicuramente possibile, anche perché ci sono poco meno di 10 minuti da qui alla fine. Intanto il colpo di testa provato da Martel Espino, che però non riesce a inquadrare la porta, con Pizzolato che controlla il pallone sulla linea di fondo, poi lo fa suo, fa salire la squadra, ma almeno è qualche segnale di ripresa. Sì, anche questo colpo di testa è segno che il Mazzara in un modo o nell'altro in porta ci può arrivare. Servirebbe magari quella sana ignoranza che a volte fa la differenza nelle squadre di calcio. Probabilmente c'è anche quella maledetta paura di perdere per una squadra che di partite da inizio campionato finora ne ha perse veramente tante. Doppio cambio, Luca. Intanto c'è un doppio cambio dalla panchina del Mazzara, pronti a subentrare il numero 18 Cabalò e il numero 14 Alcaser. Vediamo chi sarà a fare posto a loro due. Adesso si avvicina il primo assistente per rendere... Credo Diaby per Alcaser e poi credo che infatti Cavaglio prende il posto di Alassia, che aveva sbloccato il match con il rigore realizzato al minuto 58. Sì. Dunque Alcaser al posto del numero 8 Diaby, che devo dire ha fatto una buona partita a mio giudizio, soprattutto nel primo tempo, e Cabalò che prende il posto di Alassia, che l'aveva sbloccata su
calcio di rigore. Vedremo se saranno due elementi in grado di dare quella marcia in più in questi minuti finali, Francesco. Ma speriamo, perché la squadra ha bisogno davvero di un di una maggiore iniezione di fiducia in questo momento, perché per cercare quello spunto, per cercare qualcosa in più per poter magari chissà trovare anche il gol della vittoria. Però al tempo stesso bisogna darsi anche una sveglia in avanti. Intanto la conclusione pericolosa con lo stesso Fofanà, che si era ritrovato un invito a nozze al limite dell'area con ben preparato da Gancitano. Assolutamente sì, con sì. Gancitano che aveva ben difeso il pallone e poi servito il compagno. Adesso poi si è opposto bene sul tiro provato da Fofanà. Adesso fallo laterale per il Mazzara, conquistato in questo caso da Cabalò. Ecco, le gialloblu discutono, però nel frattempo dovevano battere il fallo laterale. Insomma, prima vai a battere il fallo laterale, il compagno che cercava un uomo e invece l'uomo era a discutere con l'arbitro. Con l'arbitro. E quindi anche qua, in termini di esperienza, qualcosa il Mazzara sicuramente paga, perché non è una formazione sicuramente esperta, oltre a essere tanti stranieri, sono anche tanti giovani che non hanno mai giocato in questa categoria, e dunque qualcosa in termini di malizia sarà da aggiungere, soprattutto nelle prossime settimane. Calcio di punizione per la Folgore affidato come di consueto a Pizzolato sulla linea di centrocampo. Il pallone messo in area di rigore con Ciancimino che allontana in qualche modo. La palla resta pericolosamente lì al limite dell'area con il lancio in avanti per Traoré, chiuso da Sfar. Poi la palla carambola sullo stesso compagno di Traoré. L'arbitro concede una rimessa dal fondo con Venè che si impossessa del pallone e andrà alla battuta. Qualche scintilla anche in questo caso tra Sfar e Traoré. In questo caso è stato bravo il difensore d'origine tunisina a conquistare un buon rinvio dal fondo. Era il massimo che si poteva fare in quella situazione. Rinvio dal fondo battuto da Venè. Salta Martel Espino, salta più in alto di lui Giuffrida. Poi un tocco con il braccio da parte di Foglia e l'arbitro che concede un calcio di punizione alla Folgore. Mancano 2 minuti e mezzo circa al 90esimo. Vedremo anche quella che sarà l'entità del recupero. Chiaramente è una Folgore che in questo secondo tempo sembra crederci di più. Il Mazzara si era portato in vantaggio, non è riuscito però a tenerlo. Poi la Folgore ha rimontato, il punteggio è quello di 1-1. Palla messa in area di rigore, Risoleo allontana sulla pressione di Maniscalco che commette fallo, e dunque calcio di punizione per il Mazzara. Chiaramente serve quell'episodio che può far prendere il risultato dalla tua parte, Francesco. Sì, ma oltretutto però serve anche non prenderla intanto. Assolutamente. Cioè, serve tenere lontano la Folgore. Poi se si riesce a concretizzare qualche occasione anche nel finale, meglio ancora. Però bisogna tenere davvero la Folgore, perché la Folgore ci proverà fino alla fine. Prima col pareggio, poi anche dopo il pareggio non si è accontentata, quindi bisogna stare attenti. Adesso Gomez chiama i compagni in avanti, poi serve Pongo nelle vicinanze, prova a controllarla Pongo, gliela restituisce in qualche modo Lupo, ancora Pongo il cui intervento sull'avversario è falloso, dunque bisogna tenerli di libero, Luca. Assolutamente lì, bisogna avanzare, tenere la linea di centrocampo come chiama Ciancimino, cercare di tenere lì la Folgore. Certo, lo sa anche Pizzolato che prontamente rilancia nella metà campo del Mazzara a cercare proprio di quell'episodio in favore della formazione rossonera. Lancia in avanti per Cabalò che combatte con Touré, finisce a terra Cabalò, non c'è fallo, giudizio del direttore di gara, mentre si danna come un pazzo mister Marino in panchina nelle proteste contro il direttore di gara. Adesso fallo laterale in zona offensiva per la Folgore. Gancitano,
controllarla quasi al limite dell'area Gancitano. Il gioco di gambe del numero 20 della Folgore, poi Traoré che prova a battagliare contro tre avversari, recupera palla, il Mazzara si addormenta, Caballò sul pallone, per fortuna, per sua fortuna subisce fallo da Lupo, arbitro che adesso concede 5 minuti di recupero che partono da questo istante, dunque si andrà avanti fino al minuto 95. Gomez, un dribbling su Traoré, Alcacer in verticale per in orizzontale per Martele Spino che però non riesce a controllarla, poi Ciancimino che allontana il pallone con grande esperienza, la mette giù Martele Spino che prova a lanciare Pongo, si allunga la maglia di Pongo non vista dall'arbitro in questo caso, la palla resta viva per Gomez Nobre al limite dell'area di rigore, resta lì ancora il pallone ma poi la Folgore riesce ad allontanarlo con Lupo. Adesso attenzione alla ripartenza rossonera, subito interrotta da Sfar, Martele Spino finisce a terra dopo aver saltato un avversario, il duello poi nei pressi della rimessa della linea laterale tra Sfar e un giocatore della Folgore, alla peggio il numero 2 del Mazzara che resta a terra. È stata concessa una rimessa laterale alla Folgore, dubito che la decisione dell'arbitro cambierà, bisogna però capire se Sfar effettivamente si è fatto male, così sembra perché il numero 2 della Mazzara sembra aver bisogno dell'intervento del massaggiatore. Mentre Pongo continua a lamentarsi per la presunta trattenuta di qualche istante fa, deve fare attenzione anche alle proteste Pongo perché anche lui è tra gli ammoniti del Mazzara. Però effettivamente è ben vistosa la maglia strappata da Pongo che praticamente non ha più maglia, si può dire. Eh sì. È veramente vistoso, l'avevamo visto in diretta anche quanto si era allungata la maglietta di Leon Pongo. Comunque, ecco, prima quell'azione con Pongo in avanti, si poteva meglio giocare, insomma, poteva essere una buona occasione. Assolutamente sì, adesso Pongo si avvicina alla panchina, sì. Probabilmente avrà bisogno di un'altra maglietta, certo, presumo, proprio. Perché stoffa non ce n'è praticamente più. Dunque un compagno gli fornisce un'altra maglietta. Si riprende a giocare con il pallone lanciato in avanti dalla Folgore che resta nella metà campo del Mazzara. Akur in avanti per Maniscalco, allontana in qualche modo la difesa del Mazzara con Ciancimino, ma regala comunque una rimessa laterale in zona offensiva alla Folgore. Mancano circa 2 minuti e mezzo al 95esimo, vedremo però se effettivamente si andrà avanti oltre il minuto 95. Arbitro che va ancora una volta a richiamare Pongo perché non si è cambiato la magliettina. Adesso è ancora una volta Pongo che si avvicina alla panchina del Mazzara per indossare un'altra maglietta, effettivamente è totalmente strappata sul davanti la maglietta e dunque va a indossare un'altra maglietta girata. In questo recupero fondamentalmente non si è giocato, mentre i giocatori del Mazzara chiamano un cambio, non capiamo se a terra non è Ciancimino perché Ciancimino sta dialogando con il direttore di gara. Potrebbe essere Foglia, no, anche Foglia è lì in piedi. Sì. Dunque, probabilmente Sfar per la botta di qualche istante fa. La sì. Botta di qualche istante fa sulla linea laterale. Vediamo che l'arbitro adesso chiama l'intervento dello staff medico del Mazzara. Non si è giocato completamente in questo recupero, meglio si è giocato soltanto per un minuto scarso. Vedremo però effettivamente se l'arbitro concederà un supplemento di extra time oppure si arriverà semplicemente al minuto 95. Comunque peccato perché si poteva amministrare meglio quel vantaggio e quindi evitando che la Folgore arrivasse. Insomma, la pressione della Folgore era troppo evidente. Il Mazzara aveva abbassato il baricentro in maniera vistosa, la Folgore era andata in avanti. Bisognava invece
probabilmente sono delle fasi che bisogna studiare meglio. Bisognerà curarle in allenamento sicuramente, perché la gestione del vantaggio è importante. In questo caso il Mazzara non ha dato sicuramente il meglio di sé dopo il vantaggio. Dobbiamo dire che il Mazzara invece ha dato il meglio di sé soprattutto nel primo tempo, ma anche poi nel saper... Sta per entrare un altro... Sì, dentro il numero 17 Giuseppe Novara, classe 2006, che va a prendere il posto proprio dell'infortunato Sfar, quando siamo praticamente al minuto 95, l'abbiamo già superato. Arbitro che sembrerebbe aver detto altri 2 minuti di recupero. Dunque dentro il numero 17, fuori il numero 2 Sfar. Adesso è anche Pizzolato che si lamenta per il supplemento di recupero giudicato poco corposo rispetto al tempo che si è perso. Si andrà avanti per altri 2 minuti, ci è sembrato di capire da qui. Dunque rimessa laterale per la Folgore, che resta in zona offensiva. Va Maniscalco a mettere il pallone in area di rigore con il colpo di testa di Novara, che riesce in qualche modo ad allontanare. Poi Cabalò la deve controllare sulla pressione di Gancitano, che commette fallo. Calcio di punizione per il Mazzara, con il fallo commesso da Gancitano su Cabalò. A incaricarsi della battuta è Gomez. Va Venè a incaricarsi della battuta, probabilmente andrà al lancio lungo l'estremo difensore del Mazzara. Così è nella zona di Pongo, viene però anticipato da Touré, poi Fofana a prolungare per Gancitano. Gomez che si fa anticipare da Lupo, ancora Lupo in avanti per Gancitano, la controlla ma la perde servendo involontariamente Foglia, che la mette direttamente in fallo laterale. Dunque rimessa con le mani per la Folgore con Touré. In avanti ancora per Gancitano, che la gira col mancino. Risoleo ad anticipare Fofana, poi questo... però ancora una volta Gancitano in area di rigore, beccato in posizione di offside il giovane attaccante nativo di Mazzara del Vallo, che poi era andato a segno a gioco fermo. Dunque calcio di punizione, episodio buono per la Moviola, con Gancitano che a giudizio della terna arbitrale era partito al di là della linea difensiva del Mazzara. Gomez supera in qualche modo Gancitano, poi la porta a spasso pericolosamente nella propria metà campo. Ancora Gomez, l'entrata dura di Gancitano. Gomez resta in piedi, supera anche Lupo, la mette in gioco per Cabalò, che però nel frattempo era andato avanti. Ancora Gomez a recuperarla, sarà fallo laterale per il Mazzara. Si gioca in maniera intensa in queste battute finali, dovrebbe arrivare a breve il triplice fischio, perché siamo già al minuto 52:40. Leon Pongo per Cabalò, la protegge in qualche modo l'attaccante del Mazzara, che poi però commette fallo. Calcio di punizione per la Folgore. Finale infuocato, chiama tutti avanti Pizzolato, che andrà alla battuta del calcio di punizione. E qua bisogna stare attenti. Pizzolato batte lungo quasi in area di rigore giallo-blu, la palla finisce a Giuffrida, che prova a metterla in mezzo. Si alza però la bandierina del primo assistente dell'arbitro, che segnala una posizione di offside da parte del numero 19 rosso-nero. Dunque calcio di punizione per il Mazzara. Vediamo l'arbitro col fischietto in bocca, probabilmente pronto a decretare la fine del match. Va alla battuta il portiere Giacomo Venè. Batte lungo Venè nella metà campo avversaria, il pallone che prova a essere protetto dal 10 del Mazzara, parte l'Espino, ma non c'è più tempo. Al minuto 99 finisce Mazzara Folgore, finisce con un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca in casa Mazzara. 1-1, ricordiamo le reti al minuto 58 con Alassia, che sul rigore porta in vantaggio il Mazzara, che poi viene rimontato dalla Folgore, che al minuto 72 ristabilisce l'equilibrio con Fofana. Da Luca Di Noto io ringrazio Francesco Mezzapelle, grazie a voi, per la collaborazione in fase di commento. Ringrazio Enzo Pipitone alle riprese e alla regia. Da Luca Di Noto, dallo stadio Nino Vaccara, ed è tutto. Appuntamento alle prossime gare interne dei Canarini.